Il cuore di Napoli torna a battere per un bimbo da salvare. Gabriele ha 20 mesi ed è affetto da una patologia rarissima. Il suo è l'unico caso in Italia, solo 20 casi nel mondo. Per trovare un gemello genetico, l'ADMO, l'Associazione Donatori Midollo Osseo, ha allestito una postazione in Piazza Dante. Da questa mattina, attraverso tantissime iniziative sviluppate sulla rete, tante persone si stanno avvicendando per autorizzare un tampone. Molto importante, soprattutto se è una piccola vita come Gabriele, che è sfortunato che è nato così. Però è una bellissima, secondo me, una bellissima esperienza riuscire a fare un passo avanti per dare una mano a qualcuno più piccolo anche di te. È molto importante la divulgazione, proprio perché io senza non avrei saputo di questa iniziativa non sarei venuta qui a iscrivermi al registro donatori, quindi assolutamente importante come iniziativa. Gabriele è nato sordo 20 mesi fa e poco dopo i suoi genitori hanno scoperto che era affetto da SIFD, sigla di una malattia rarissima, l'anemia sideroblastica, con immunodeficienza delle cellule B, febbri periodiche e ritardo dello sviluppo. La cura serve il trapianto di midollo osseo. Il suo papà, Cristiano, napoletano trasferito a Milano, è sposato con Filomena Rinaldi, che ha lasciato il lavoro di consulente aziendale per dedicarsi a suo figlio a tempo pieno. Occorre agire dunque, la macchina della solidarietà è partita. Le parole della zia Monica Costanzo. Abbiamo avuto tanto sostegno, tanta solidarietà nel lancio dei nostri appelli, il sindaco ha rilanciato due volte il nostro appello, abbiamo avuto il sostegno di sportivi, scrittori, attori, tutti quanti e anche dei ragazzi che si sono messi in gioco. Quello che ci teniamo a ribadire in ogni occasione è che la giornata non è solo per Gabri, nasce da Gabri, nasce dalla nostra esperienza familiare, ma è ovviamente rivolta a tutti i ragazzi e bambini in attesa di trapianto di midollo. In Italia c'è bisogno della cultura della donazione? Sì, siamo un po' indietro, in realtà c'è molta confusione, poca informazione, molte paure, molte ansie. Quello che cerchiamo di fare sulla scia anche di quello che è già stato fatto con Alex è proprio quello di rappresentare un momento di cambiamento culturale.